Ciao amici belli, nuovo weekend, nuovo reading vlog del weekend in cui ci facciamo compagnia e vi racconto che cosa sto leggendo ultimamente. Questo tra l'altro è il primo weekend in cui riesco effettivamente ad avere un po' più di tempo per leggere, perché sono stata tra il salone del libro, tra alcuni amici di Peter che sono venuti a trovarci la scorsa settimana dagli Stati Uniti. Ho avuto veramente pochissimo tempo e in più non ha contribuito il fatto che in questo momento la situazione libri in lettura, la situazione comodino, è totalmente delirante. Cioè, ho troppa roba in lettura, anche cose che in questo momento non mi stanno prendendo molto, e quindi c'è assolutamente necessità di fare un pochino di ordine. Sicuramente non ha contribuito il fatto che nelle ultime 3 settimane, perché sì amici belli, ci ho messo 3 settimane a finire questo libro, stavo leggendo Il mondo nuovo di Aldous Huxley, che tra l'altro era la lettura del mese dell'American Lit Club. Qua dietro vedete vestiti perché, oltre a leggere questo weekend, ho anche un po' di cose da fare. Devo mettere delle cose su Vinted, fare un po' di decluttering, cercare di capire come rinnovare un pochino il mio guardaroba, perché ho messo su qualche chiletto, ma non lo diciamo troppo ad alta voce. Comunque, vi dicevo, blocco del lettore è... diciamo rallentamento di lettura anche dovuto al mondo nuovo di Aldous Huxley, perché l'ho finito e nonostante ne colga la portata di contesto, di background, l'idea del mondo fordista, quindi votato senza se, senza ma, l'efficientamento che quindi coinvolge non solo la produzione ma anche la vita umana, che quindi diventa praticamente una fonte di risorsa, efficienza e basta, non mi ha entusiasmato più di tanto, devo dire, anzi mi ha abbastanza annoiato soprattutto verso la fine. Ne parlavo oggi su Instagram. È un libro che vuole rispondere alla domanda del cosa succederebbe se, ma nel farlo dà una visione troppo alta, troppo globale. Ti dice cosa succederebbe dal punto di vista della società che segue, ma non scende molto verso il basso, non riesce a darti la visione degli esseri umani, la prospettiva umana su quello che sta succedendo. Questo perché utilizza dei personaggi che secondo me sono troppo caricaturali e quindi sono intrappolati praticamente nel ruolo che devono portare avanti, nella loro caricatura, e quindi questo fa sì che non ci sia arco narrativo praticamente per i personaggi. E quindi i personaggi rimangono gli stessi da pagina 1 all'ultima pagina, da quando li incontri fino all'ultima pagina, e tu lettore te ne accorgi che è così. E quindi andando avanti, una volta che è stato spiegato il mondo, per carità è interessantissima la parte iniziale dove viene spiegato il mondo, ma andando avanti e seguendo questi personaggi perdi l'interesse perché sai che non ci sarà un arco narrativo. Poi per carità il finale secondo me è molto bello, però tutta la seconda metà, fino praticamente alle pagine finali, me le sono trascinate per non so quanto, leggevo 4 pagine e mi addormentavo. Non ha contribuito probabilmente anche che sia stilisticamente molto povero, non ha niente di eccezionale dal punto di vista dello stile. Mi aspettavo onestamente da Huxley che fosse un pochino più virtuoso da questo punto di vista, e invece devo dire mi è un po' delusa la sua scrittura. E tra l'altro mi ha fatto rivalutare un sacco Ursula K. Le Guin, perché alla fine lei fa la stessa cosa, cioè crea un mondo di un altro pianeta ovviamente, in cui mette dei personaggi e cerca di esplorare dal punto di vista antropologico cosa succede a questi personaggi, e lo fa creando dei personaggi che veramente vengono fuori dalla pagina e soprattutto che hanno un arco narrativo, quindi dando la prospettiva anche dal basso. Ma sicuramente di questo ne parleremo meglio quando farò il wrap up, questo giusto per darvi un inquadramento generale. Passiamo adesso ai libri che ho in lettura, che sono tantissimi. Questa è la mia situazione comodino. Prima di iniziare Il mondo nuovo avevo iniziato Sposato un comunista di Philip Roth, sono arrivata a pagina 100. Ho l'impressione di aver scelto il libro sbagliato di Philip Roth, perché è troppo politico. C'è anche una componente umana, nel senso c'è un personaggio che noi stiamo seguendo e lo vediamo, diciamo, raccontato, tra l'altro non è neanche una visione in prima persona, perché si tratta di un comunista che ha fatto una brutta fine, da quello che ho capito. Neanche mi ricordo come si chiama, forse Iron Rin, una cosa del genere, che era un presentatore radiofonico che però aveva anche contatti appunto con il Partito Comunista, che si sa che in America è il male assoluto, soprattutto negli anni 60. Non so se lo continuerò, perché nonostante io sia arrivata a pagina 100 me lo sto un po' trascinando, non sono molto interessata ad andare avanti, appunto perché ci sono tantissimi pippozzi politici e non so se è il momento adatto a lui.
Altro libro che sto leggendo in questo momento è Boy Parts di Elisa Clark. In teoria questa non era una lettura programmata, semplicemente volevo leggere l'incipit di questo libro, sono arrivata tipo a pagina 39 senza neanche accorgermene, quindi siccome mi stava prendendo molto, direi che questo lo tengo sul comodino e lo porto avanti. E poi ho iniziato di recente anche The Netanyahus di Joshua Cohen. Sono veramente molto molto all'inizio, sono a pagina 10, quindi ho letto giusto l'incipit, le prime pagine, perché ero curiosa. Devo dire che è promettentissimo, promette molto bene, perché mi ricorda molto gli autori che mi piacciono, in particolare da queste 10 pagine, quindi proprio un parere e una considerazione iniziale, mi ricorda Paul Auster. E poi, last but not least, abbiamo I Deror di Elif Batuman, uscito il 24 maggio, quindi pochi giorni fa, e che mi è arrivato proprio oggi. E lo so che io ho già tipo 3 libri in lettura, ma ho una voglia matta di cominciare anche questo. Non so se avete mai questi momenti. Questi momenti in cui volete leggere tutto, e quindi iniziate 150.000 libri e poi ovviamente, cioè è ovvio che si finisce in un blocco di lettura quando è così, perché appunto c'è troppa carne al fuoco. Beh, non riesco a concentrarmi su nessuno di questi, quindi adesso devo fare ordine in questo casino. Inizio, mi sa, I Deror di Elif Batuman. Per chi non lo sapesse, Elif Batuman è l'autrice dell'Idiota, che io ho citato in questo canale penso in tutti i video possibili, perché a me è piaciuto tantissimo. La protagonista in particolare... Oh, vuoi venire dentro, Wallins? Sì, amore, ti apro. Vieni, cuoricino. Scusate, il momento salvataggio gatto. Stavo dicendo. Ah, ecco, è l'autore dell'Idiota, che è appunto un romanzo di formazione in cui la protagonista è una matricola di Harvard. Un personaggio, tra l'altro, veramente molto particolare, con cui io ho empatizzato in maniera assurda. E I Deror è praticamente il seguito. È il seguito dell'Idiota, che credo sia anche stand alone, nel senso che si può leggere anche senza aver letto l'Idiota, però segue Celine al suo sophomore year, ho letto, quindi al suo secondo anno di college. Tra l'altro il finale dell'Idiota era un finale molto aperto, che mi aveva tra l'altro scombussolata questa finale, molto, perché mi era piaciuto tutto il libro e poi è arrivato il finale invece ero rimasta un pochino tramortita. Però appunto proprio per questo, quando ho saputo che c'era un seguito, ho detto ok, dai. E sono proprio molto emozionata di tornare da Celine, proprio per la sorpresa anche. È sempre bello tornare dai personaggi che ci hanno rubato il cuore o che comunque abbiamo amato particolarmente. E Celine è sicuramente una di queste. Cioè, se dovessi pensare tipo a 2 personaggi che mi hanno portato via il cuore, nel senso che li ho voluto proprio molto bene, nonostante fossero personaggi immaginari, ditemi che non sono l'unica, vi prego, sono Celine e probabilmente anche Archie Ferguson, e ovviamente molti molti altri. Però se penso tipo a giovani ragazzi che volevo prendere e proteggere dal mondo, penso a Celine e Archie Ferguson, di quelli a cui direi non ti preoccupare, andrà tutto bene, nonostante tu ti senta così confusa. Ed è per questo che voglio iniziarlo subito, cioè sono proprio molto molto curiosa di iniziarlo. E penso che adesso questo weekend infatti mi concentrerò su questo, tra l'altro non dovrebbe essere neanche troppo lungo, sì, sono tipo 360 pagine. E quindi niente, amici belli, oggi è sabato, che non so se l'avevo già detto, più o meno sono le 12, 11 e mezza, 12, e direi che inizio a leggere. Le prime 26 pagine sto già sottolineando tutto, adesso però ho bisogno di un caffè perché mi stavo addormentando, anche perché ero lì sul letto. E niente, bellissimo, è praticamente Celine che si fa tutte queste domande esistenziali sul suo stare al mondo e sullo stare in quel preciso pezzetto di mondo che è Harvard. Si fa domande su tutte le persone che la circondano, sulla scuola, sul... lo so, anche sulle sue letture, anche su quello che prova, cioè praticamente lei che continua a chiedersi cose, a fare tutte queste riflessioni super intelligenti, come sempre. Io sono arrivata tra l'altro al momento in cui lei in libreria trova usato
il testo Iderror, che è un libro di Kierkegaard, tra l'altro, in cui appunto l'autore afferma che ognuno può alternativamente vivere in modo etico o in modo estetico. E Céline sente di star vivendo in modo estetico, ma non per questo si sente, il contrario di etico, eretica, ecco, ma non per questo si sente eretica, mentre la sua amica Svetlana al contrario si sente etica. Quindi cioè, questo è il livello di riflessioni molto molto filosofiche, che però hanno anche un attaccamento molto forte con la realtà che la circonda, tutto quello che le sta intorno. Tra l'altro si sta esplorando anche un po' la sua infanzia, i suoi genitori, la sua famiglia, la sua situazione anche. E poi ovviamente torna anche Ivan, quel tossico di Ivan forse, vabbè. Anche se in realtà poi lui si è trasferito, nell'ultimo libro si è trasferito dall'altra parte del mondo, quindi fondamentalmente non è davvero lì, non, fisicamente, però ci sono delle mail, quindi lui aleggia lì, tra l'altro nei pensieri di Céline, noi siamo immersi nei pensieri di Céline e quindi abbiamo anche Ivan che fa un po' il terzo incomodo lì. Adesso però mi faccio un caffè freddo, basta. Poi tra l'altro ho un po' di cose da fare, devo fare decluttering e ho pensato, tra l'altro, a proposito di decluttering, di guardare la nuova serie, di parlarne tra amici, perché è uscita da pochissimo e io avevo visto Persone Normali, l'avevo guardata in un pomeriggio, l'avevo adorata con tutta me stessa, cioè una delle serie più belle che ho visto, tra l'altro molto più bello del libro a mio avviso. Sono molto curiosa, quindi questo pomeriggio, mentre faccio decluttering dell'armadio e faccio un po' di lavatrici, perché si sa, il weekend è anche questo per chi lavora durante il resto della settimana, guarderò Parlarne tra amici e poi magari commentiamo i primi episodi insieme. Nel frattempo però coffee. Peter mi ha insegnato questo modo di fare il caffè freddo, tipo sciacquato, quindi mettendo tipo ghiaccio, caffè e latte qui dentro e poi facendo shake shake. Ho fatto pure la cremina sopra. Primo episodio mentre caricavo vestiti su Vinted, quindi mini commento sui personaggi, cioè sugli attori che appunto interpretano i vari personaggi. Devo dire che Frances me la immaginavo un po' diversa, ma la vibe secondo me è quella giusta, anche se mi sembra un po' troppo, non so come dire, un po' troppo mild, un po' troppo vanilla, diciamo, mentre me la immaginavo un po' più strong opinionated, anche se vabbè, anche nel libro non è una che esprime la sua opinione con molta forza, però me la immaginavo un po' più tagliente, invece qui è proprio, non lo so, sta molto sulle retrovie. Poi Bobby è identica, proprio identica, come me la immaginavo. Posso dire però che il suo personaggio sembra molto più bitchy in questa trasposizione. Allora, o me lo sono perso io dal libro, ma qui, almeno nel primo episodio, mi sembra proprio un'amica tossica, posso dire. Non l'avevo percepita così antipatica, no antipatica, così bitchy proprio, così condiscendente, forse la parola giusta, nei confronti di Frances, cioè la zittisce sempre. Non me ne ero accorta nel libro, se effettivamente è una cosa che c'era anche nel libro. Melissa me la immaginavo diversa, ma in realtà è azzeccata anche così, cioè ci ho messo un attimo solo a ricalibrare, me la immaginavo più hippie e meno pettinata, se devo essere sincera. E Nick è uguale, cioè Nick è proprio lui, c'è niente da fa. Comunque, primo episodio mi è piaciuto, è un po' lentina, ci sono molti silenzi, ma come Persone Normali del resto. Forse in Persone Normali si percepiva di più il non detto, mentre qui invece sembra che ci siano proprio tanti silenzi e that's it. Ma comunque ancora sono il primo episodio, quindi adesso vado un pochino avanti. Ecco, la pagina non risponde tra l'altro. Adesso vado un pochino avanti e continuo a fare decluttering, a mettere abiti su Vinted. Devo fare anche il bucato. Devo anche lavare un po' di roba invernale così da metterla via per l'inverno. Cioè io odio, è una cosa che odio fare. Cioè, meno male che ci sono Frances e Bobby che mi tengono compagnia. Quindi vi aggiorno. Finito l'episodio e decluttering portato a termine, nel senso che vabbè, ho sistemato un po' di cose che ho preso ieri, tra cui questo vestito.
stupendo, tipo a portafoglio preso da Zara. L'ho preso ieri, sono andata a fare un diretto, sono andata a fare shopping dopo una vita che non compravo niente. Ho caricato qua un po' di vestiti su Vinted, adesso devo... Che palle, adesso viene la parte più brutta. Vabbè, questa è roba che andrò a dare al riciclo, non so, e ce n'è modo, other stories. Comunque, commento secondo episodio, molto hot, devo dire, la parte di Nick e Frances, come nel libro. E confermo la mia impressione su Bobby. Ho l'impressione che la faccia sempre sentire inadeguata, qualsiasi cosa lei dica o faccia. Ve lo giuro, nel libro non avevo sentito questa sensazione, quindi non so se me l'ero persa io o semplicemente l'hanno voluta accentuare nella serie. Comunque molto curiosa di andare avanti, adesso metto un altro episodio e nel frattempo vado a fare il bucato perché mi tocca. Terzo episodio, un po' statico, adesso lo finisco ovviamente, mi mancano una ventina di minuti. Ora ho fame però, ovviamente, perché mi hanno dato tipo alle 11:30 del mattino, mi manca un pasto. E non so cosa mangiare, perché stasera andiamo a mangiare fuori, andiamo a mangiare al cinese. Ho preso delle ciliegie, mi sa che mangio un po' di ciliegie. Nel frattempo finisco Conversation with Friends. Arrivate alla parte in cui sono tutti in spiaggia, anzi sono tutti in Croazia, in quella casa meravigliosa in Croazia, e Melissa chiede a Frances cosa sta leggendo, e lei sta leggendo Childhood di Tove Ditlevsen, e stavo cercando un po'. Lei è una poetessa danese, e questo è il primo libro della trilogia di Copenaghen, che dovrebbe raccontare appunto il suo passato. Lei veniva da una famiglia povera di Copenaghen, e quindi un po' romanzo di formazione, in cui la protagonista cerca di raggiungere una vita soddisfacente, soprattutto perché lei è una poetessa, ma ovviamente essendo cresciuta nel quartiere operaio di Copenaghen sembra quasi impossibile, diciamo, diventare una poetessa proprio nella vita. Interessante, tra l'altro recensione altissima, 4.15 su Goodreads. Sono andata un po' avanti con i Dororo, ho letto un altro po', mi sta piacendo veramente tantissimo il tono che utilizza Leif Batuman. È molto filosofico, devo dire. Le domande che si fa Celine sono veramente domande molto alte, domande di concetto proprio, però nonostante questo mi sta interessando moltissimo, probabilmente anche perché è Celine a parlare, no? Quindi c'è anche quella componente emotiva per cui io, quel personaggio veramente potrebbe parlarmi di qualsiasi cosa, come effettivamente sta facendo, e a me comunque piacerebbe. Però stamattina in realtà non ho letto i Dororo, ma sono stata a letto e ho letto Il Mondo Nuovo, nel senso avevo finito ovviamente il romanzo, ma per completare, diciamo, l'intero ciclo vissuto con l'American Lit Club per la lettura di questo libro, ci mancava ancora almeno a me mancava ancora il saggio, che è praticamente il seguito del Mondo Nuovo, però in forma saggistica, in cui il Mondo Nuovo è stato scritto nel 1931, Huxley nel 1946, rielabora quello che aveva spiegato e detto nel Mondo Nuovo e tira un po' di considerazioni alla luce del nuovo contesto, soprattutto perché tra il 1931 e il 1946 c'è stata la Seconda Guerra Mondiale,
il totalitarismo di Hitler, siamo in un periodo in cui c'è la minaccia del comunismo, diciamo gli equilibri sono instabili ancora nel 1946 tra America e Russia, e quindi Huxley riprende in mano tutto quello che ha fatto, lo rielabora e lo trasforma in forma di saggio. E si parla di sovrappopolazione, di propaganda, di regime totalitario, di organizzazione, iperorganizzazione. Sono tutti concetti interessanti che Huxley esplora, però proprio per questo è una lettura molto densa, soprattutto da fare al mattino appena svegli, quindi per il momento adesso lo metto da parte. Se ho proprio voglia di prendere in mano Diderot, cioè ho proprio voglia di leggere quel libro lì, prendo la mia tazza di caffè, forse leggerò un po' sicuramente, poi mi farò una doccia perché i miei capelli ricci sono bellissimi ma durano tipo un giorno, il giorno dopo averci dormito sopra non hanno più senso, e quindi farò una doccia e poi vorrei girare un video per farvi vedere tutti i libri che ho comprato ultimamente, che sono tanti perché tra salone e gite al libraccio ho fatto tantissimi danni, e quindi volevo fare anche un video, un book haul, anche se c'è un book haul tipo di... Due video fa c'è un book haul, ma ne facciamo un altro, anche perché quel book haul lì era di libri un po' vecchiotti. Comunque, dalla pila di libri che c'è sul mio letto in questo momento, pronti per il video, posso affermare con una certa sicurezza che è il caso che io per qualche mese stia ferma. Ma poi pensavo, cioè, il livello di lontananza della realtà di questo libro è assurdo, perché alla fine Céline è proprio nella sua bolla intellettualoide e... sembra proprio non avere nessun tipo di contatto con la concretezza e la realtà, praticamente. Cioè, lei sta per seguire un corso ad Harvard sulla possibilità in letteratura, che analizza in particolare le passeggiate come esperienza letteraria nel contesto urbano. Una cosa così, vabbè, io l'ho tradotto, però una cosa del genere. Cioè, voi vi rendete conto della... Non inutilità, ma dell'astrazione. Poi le domande che si fa sono veramente domande filosofiche astratte, cioè sono domande concettuali, tanto che mentre leggevo ho fatto anche un commento a un certo punto. Eccolo qua, such an Aquarius vibe, perché Céline è troppo un acquario. Cioè, devo vedere Leif Batuman. No, è 7 giugno 1977, quindi è gemelli, ok. Avrei detto acquario tantissimo, però secondo me è l'ascendente in acquario, oppure semplicemente ha creato una protagonista, Céline, che è totalmente un acquario. Improvviso cambio di piani, perché questo pomeriggio ho una cresima, ho la cresima di mio cugino, e mi sono appena resa conto di non aver neanche preso un pensierino e devo necessariamente quindi andare a prendere qualcosa, ma perché, cioè dai, che bello anche dargli qualcosa che ho scelto io. E quindi niente, avevo pensato di prendergli un graphic novel, perché so che loro, sia lui che suo fratello, sono molto appassionati di fumetti, anzi di manga. E quindi ho pensato che una graphic novel potrebbe fare il caso suo. Quindi ho chiesto consiglio su Instagram, perché io di graphic novel non ne so niente. L'unica graphic novel che ho, tra l'altro non l'ho neanche mai letta, è questa, cioè La profezia dell'armadillo di Zero Calcare. E a me è piaciuto tantissimo strappare lungo i bordi, però non ho mai preso in mano una graphic novel, perché una, tra l'altro, non so, questo è poi un dibattito, non ho mai preso in mano un graphic novel perché non mi dà la stessa soddisfazione di leggere un libro. Ovviamente sono gusti, però sono molto belle, tra l'altro secondo me sono un'ottima idea regalo, quindi adesso vado subito in Rizzoli, volo, ho già pranzato, è l'una, ma ho già pranzato, ho fatto un'insalatona perché stavo morendo di fame. Niente, quindi spero di avere comunque tempo di registrare il video oggi, e se no lo registrerò non so quando. Thank you.
Ciao loves, non vi ho più aggiornato perché ieri poi è stata una giornata allucinante, anzi un pomeriggio allucinante, perché indovinate chi è rimasto con la batteria della macchina scarica e ha dovuto cambiarsi in 448, correre a prendere il treno e insomma passare tutto il pomeriggio lì alla festa e poi essere riaccompagnata e risolvere il problema alla macchina e questa mattina andare in ufficio tipo super presto, quindi... Eccomi, buon lunedì anche a voi. Sto morendo di sonno tra l'altro perché ho dormito malissimo, ma visto che sono tornata a casa dal lavoro è arrivato il momento di riprendere in mano lui, che vi posso dire, cioè non vedevo l'ora di riprendere in mano, cioè non vedevo l'ora di riprenderlo, e questo è sempre un buon segno quando si legge un libro e non si vede l'ora di tornare da lui, no? Ho decisamente trovato il libro giusto al momento giusto, che paradossalmente è un libro che è molto lento, nel senso che non succedono chissà quali cose o non c'è chissà quale momentum che ti trascina in avanti, però è così riflessivo, così intellettuale, così concettuale, che in questo momento è proprio quello di cui ho bisogno. Ci sono momenti in cui ho bisogno dell'intrattenimento più becero, ci sono momenti in cui ho bisogno invece di astrazione e filosofeggiare. Sono arrivata alla quarta settimana, perché forse non ve l'ho detto, ma questo libro è diviso in settimane, quindi più o meno a pagina 78, e non è ancora successo niente fondamentalmente. Céline che si fa questi viaggi mentali, devo dire che mi sta ricordando parecchio Dove sei mondo bello, ma mi sta piacendo molto di più di Dove sei mondo bello, che io avevo letto sempre in un altro reading blog qualche tempo fa, l'avevo letto in inglese appena uscito. Questo filosofeggiare che Céline racconta, che Céline ti mette lì, no, sulla carta, che quindi è praticamente il suo flusso di pensieri, quello che accade dentro la sua testa, in Dove sei mondo bello invece era inserito in delle mail che io personalmente ho trovato, a parte essere veramente poco realistiche, totalmente insensate. Quindi qua, secondo me, è stato ripreso... No, non che Leif Batuman abbia bisogno di prendere ispirazione da Sally Rooney, però secondo me è un po' quello il mood, un po' quello il concetto, però qui è riuscito 100.000 volte meglio. Anche perché molte delle considerazioni che facevano Alice ed Eileen nello scambio di lettere in Dove sei mondo bello erano proprio abbastanza superficiali e molto basic. Queste invece devo dire super interessanti, estremamente intelligenti. Poi io pendo dalle labbra di Céline e non vedo l'ora di andare avanti e continuare a leggere i suoi pensieri. Detto questo, però, il weekend è finito. Come sempre, decisamente troppo in fretta, io non capisco come sia possibile che i miei weekend volino così e praticamente ho fatto la metà delle cose che volevo fare, ma intanto questo vlog giunge a conclusione, quindi io vi saluto, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e noi come sempre ci vediamo al prossimo, ciao!